diremmo in Sicilia, mi sto ricreando. Un italiano con le bistecche in mano. Sì, sì. Buion, 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 sì. Si vede. Ciao ragazzi, buonasera. Italiani all'estero. Essere italiani all'estero non è la cosa più semplice del mondo, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Infatti noi italiani per quanto riguarda il cibo siamo proprio dei rompicoglioni incredibili. Però sì, non è facile, non è facile. Soprattutto quando ti manca casa e il sapore autentico di casa tua. E vorrei sfruttare questa occasione per aprire una nuova rubrica, ovvero la carbonara in Cina. Quindi nel corso di questi mesi, ni hao. Nel corso di questi mesi andremo ad assaggiare delle carbonare che possiamo trovare qui in Cina, non solo a Shenyang ma anche in altre città. E quindi benvenuti nel primo episodio di Una carbonara in Cina. Questa è la mia palestra. Ehi, ciao. Puoi vedere qua? Sì. Italy Mian. Che no? Ah, ah, questo io. Io vuoi, puoi? Sì. Ciao. Che tu sei in una piena? Sì. Sì, sì. Io sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Questo è un ristorante italiano, è una catena di ristoranti gigantesca a Shenyang, che ha aperto pure altri ristoranti in altre parti della Cina, arrivando fino all'estremo sud, fino a Shenzhen. L'ambiente è molto carino, ve lo faccio vedere velocemente. E poi c'è anche un italiano con le bistecche in mano sul vetro. Di base è un ristorante italiano. Io ho mangiato qui già una volta, ma non ho mai assaggiato la carbonara. Io ho mangiato, comunque il ristorante si chiama C'è Amore, e ho mangiato la bistecca che non è niente male. Poi qua ci sono le specialità top, tra l'altro c'è la pizza col durian, questi gamberetti con la salsa al miele sono fantastici, questa pizza al durian la eviterei. Queste patatine al tartufo altrettanto eccezionali. E poi qua siamo venuti insieme e abbiamo mangiato insieme la pizza da rivedere, no? La pasta con le vongole buonissima a soli 38 yuan. Però oggi assaggiamo la carbonara. 58 yuan, in cinese è Baijiu Peigun Yimian. 可以点餐吗？好，那我这边你服务。我就要这个白酒培根一面。白酒培根一面。好的。可以。好，谢谢。好，有什么进口的吗？没有没有。啊，你正好帮你下单。如果可以的话，可以让我看看菜单吗？我不要这个。你那箱？对，不要。好，可以。Ovviamente non potrò scegliere tutti i ristoranti per fare l'assaggio della carbonara. Quindi il ristorante deve avere almeno l'apparenza, un'identità italiana. Quindi si deve autodichiarare ristorante italiano, comunque nel menu devono scrivere cibo italiano. E la seconda cosa è che, cioè, nel menu ci deve essere scritto carbonara o quantomeno, se in cinese e se c'è la foto, deve almeno assomigliare un po' a una carbonara, se no non ha senso fare questo tipo di video. E comunque stiamo andando a cercare una carbonara buona in Cina, quindi non stiamo andando a cercare la carbonara fake per lamentarci. Però il locale veramente non è niente male,
cioè l'ambiente è molto gradevole, purtroppo chiude alle 9 di sera, quindi questa è una cosa poco italiana, ma ci dobbiamo adeguare ai ritmi cinesi. Pure molto belli gli accessori del tavolo, con questa brocca con l'acqua al limone, questa rosa, dentro questo piccolo vaso, il bicchiere è abbastanza buono, mi piace, anche un assortimento di pepi e sale rosa dell'Himalaya, anche se vabbè, sale. Non so se l'avete visto, hanno portato un orsacchiotto alla persona davanti a me perché sta mangiando da sola. Che fantagiamo? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Buon, sì, 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 buon. Hanno provato a dare l'orsacchiotto pure a me. Bravi, complimenti. Allora, ho aggiunto il pepe e la pasta alla carbonara. Questi spaghetti si presentano così. E direi niente male. Non capisco se c'è la panna oppure no, però guardate ragazzi, sto pagando anche una cifra abbastanza buona ed è un piattone di pasta incredibile. Ovviamente questo non è guanciale, è bacon e pancetta, però direi di andare all'assaggio. L'impatto visivo è molto bello, mi piace. Non so se si sente, però è abbastanza cremosa. Si vede, no? Sembra quasi una carbocrema. Qui aggiungo ancora un po' di pepe. E assaggiamo. C'è la cipolla, che a me piace una carbonara, però c'è la cipolla. Allora, è molto cremosa, è molto buona. Non capisco se c'è un po' di latte, un po' di panna, ma guardate, è proprio bella gialla. Quindi è fatta con amore, con cura. Io vivo qui da tanti anni, non ho mai preso qui la carbonara e devo dire che è incredibile. Tra l'altro le tempistiche sono interessanti perché la pasta mi è arrivata in 13 minuti, quindi vuol dire che ci hanno perso un po' di tempo, quindi è fatta proprio sul momento, non è preparata prima. Sono veramente soddisfatto, proprio non me l'aspettavo, sono veramente sorpreso. Poi è tantissimo, è veramente tanto. Però io voglio più pepe. È proprio una goduria mangiarla, è proprio buona. Forse neanche c'è la panna, neanche c'è il latte. Cioè, non sfigura in video, ma non sfigura neanche nel mio palato. Cioè, guardate qua. Neanche a metà sono, eh. Io mangio molto veloce. Questo è un piattone per 2-3 persone qua in Cina. Giusto perché i cinesi non vengono quasi mai a mangiare solo un piatto italiano.
nella cultura cinese tutto viene messo sul tavolo e quindi anche i ristoranti occidentali sono adattati a questa usanza, ovviamente, perché alla fine il paese che vai, l'usanza che trovi, e quindi solitamente i cinesi ordinano un piatto di pasta, una pizza, una bistecca o qualcos'altro e condividono i vari piatti. Non c'è primo, secondo, terzo nella loro mentalità. Però in un posto in cui la pizza, ve lo confermo, ma penso che lo sapranno anche loro, non è eccezionale, almeno per un italiano, questa pasta alla carbonara è meravigliosa. Considerando che questo posto è veramente vicino a casa mia, molto vicino. Come diremmo in Sicilia, mi sto ricreando, buonissimo. Certo, ovviamente non si potrà dare a me un voto pieno perché c'è la cipolla, anche se a me piace, e non c'è il guanciale, anche se a me non me ne frega niente. Però bisogna essere un po' ortodossi, almeno noi italiani siamo, tipo, la carbonara se la sbagli sei un pezzo di merda, quindi diamo i voti giusti. Che tra l'altro è così buona che neanche ho avuto il bisogno di mettere il parmigiano sopra, non sono poi dimenticato di chiedere, anche se qui penso non avranno un parmigiano vero, avranno quello finto, la polvere da sparo, quella bianca. Ecco qui. Ma sapete, dai, lo ordino sto cavolo di parmigiano, ve lo faccio vedere almeno. E Nihao me ho un ailao. Ma che non è l'ho fatto? Sì. Questo è il parmigiano grattugiato polvere da sparo. Dai, però glielo mettiamo un po'. Sempre mangiabile, ma l'ho rovinata praticamente. Buonissimo. Non me lo sarei mai aspettato. Non gli avrei dato un euro alla carbonara di questo posto, invece è eccezionale. Non mi interessa se dentro c'è un po' di latte, un po' di crema. La cipolla a me piace, no, è eccezionale. Cioè, non so come commentare, sono veramente scioccato, questo non mi credete, sono scioccato. Cioè, guardate qui il piatto, Mi è piaciuta, Mi è piaciuta. Mi sa che possiamo andare, Ho dato, per oggi ho dato. Allora, 61 yuan, quindi circa 8 euro, compreso il coperto. Dentro un centro commerciale, una catena di centri commerciali abbastanza importante. Un piattone da 2/3 persone, anche se si può mangiare da soli, non è un problema. Però due persone normali ci possono campare tranquillamente. Cremoso al punto giusto, l'uovo bilanciato bene. La cipolla è un punto negativo per il dogmismo, però a me sta più che bene. Il bacon c'è perché penso che trovare il guanciale non sia la cosa più semplice del mondo e nel caso il prezzo lieviterebbe tantissimo. Quindi nel complesso, per quanto riguarda quindi la quantità, la qualità, il sapore, la cremosità, do un bel... non me lo sarei mai aspettato, un bel 8 su 10, anche perché c'è stata la componente entusiasmo, stupore, quindi è un 8 pieno, 7,5-8, dai, ma diamo 8 perché alla fine, dai, si sono impegnati, e poi fatto sul momento, si sente perché anche il tempo di consegna. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video sulla carbonara in Cina, se siete curiosi di vedere la prossima carbonara, vi invito a mettere un mi piace,
iscrivervi al canale perché è molto importante, anche se queste cose dovevo dirle all'inizio del video. E niente, alla prossima.